Uno degli altri elementi molto facile da reperire in casa, che segue il concetto di queste nostre pillole di fotografia, è quello delle spezie, o meglio, delle cose che abbiamo comunque magari nel nostro orto, nel nostro giardino. In questo caso, come vediamo qui, io ho selezionato della salvia fresca che avevo nel mio, che ho nel mio giardino, ma voi potete utilizzare più che altro quella che avete a casa. Ecco, può essere rosmarino, può essere qualsiasi altra tipologia di spezia. L'importante è che questa spezia sia una spezia che abbia comunque le foglie molto ruvide, come diciamo sempre, tridimensionale per poter lavorare con quella che è la texture. Può andare bene anche una foglia come può essere quella del basilico. È un po' più complicata perché essendo una foglia sì, opaca, ma solo con le venature è già più difficile da far sì che venga fuori la texture e la lavorazione della stessa. Cambia il tipo di illuminazione, per esempio una foglia di basilico si può retroilluminare per avere una retroilluminazione e far sì che vengano fuori le venature delle foglie. Nel mio caso, visto che avete già visto nella copertina la tipologia di fotografia che ho fatto io ho realizzato una macro, ho fatto una macro, tra l'altro fatta in maniera un po' diversa da come la vedete qua, perché qua la vedete a ciuffetti, l'ho tagliata a ciuffetti, per farvi vedere un attimino quelle che sono le due tipologie, o anche di più in realtà, però la differenza fra fotografie differenti, appunto. Allora, innanzitutto si può partire da il classico ciuffo, quindi uno può tranquillamente lavorare una volta che ha selezionato le foglie più belle, può tranquillamente lavorare con un'elaborazione del genere, quindi magari mettere insieme alcune, per esempio, vedete qua c'è una foglia brutta, quindi conviene toglierla. Una volta selezionato bene le foglie, si va a creare una piccola composizione, come potrebbe essere una sorta di quadro di natura morta. Io qua ho utilizzato una base che è comunque una base di ardesia nera, ma semplicemente perché ha una texture, per farvi vedere che comunque come base si può utilizzare appunto qualcosa di ruvido, no? Che tenga. Che segua quella che è comunque la tridimensionalità dell'immagine. E poi chiaramente in base al vostro gusto, in base alle vostre capacità o comunque la tipologia di spezie che avete, la quantità di spezie che avete, andrete a elaborare tranquillamente con la vostra, in questo caso, salvia, per avere qualcosa di bello e di impostato, no? Quindi mi viene da pensare a un ciuffetto in questo modo, con magari le foglie, alcune che si vedano le venature, perché è importante che si vedano queste venature qua. Quindi per alcune magari messe in un modo dove si vedano le venature delle foglie, e in altri magari spezzando una fogliolina, staccando una fogliolina tra le foglioline più piccole, ed elaborando, creando una piccola composizione. Questa è troppo piccola, magari questa eliminiamo. Ecco, è importante che voi puliate bene queste parti perché deve avere una composizione bella da vedere, no? Una volta che voi avete creato una vostra impostazione, poi chiaramente facendo delle prove, io adesso sto andando abbastanza velocemente perché poi voglio farvi vedere anche la metodologia che ho utilizzato io, e poi in questo caso magari con delle foglioline più piccole come queste andrete a creare, no, il seguito per avere una vostra composizione chiaramente pulita. Quindi fate attenzione, magari qua con un pennellino eliminate queste parti qua, l'importante è che sia bella pulita. E perché no, volendo si può anche utilizzare dell'acqua, quindi acqua e olio come dicevamo l'altra volta, o acqua e glicerina se ce l'avete ancora meglio. Con un piccolo dispenser o con un pennellino andare a lanciare delle goccioline soprattutto su questa tipologia di foglio, perché la foglia
della salvia è pelosa, quindi sui peli restano queste goccioline ed è molto bello da vedere, soprattutto se magari realizzate un close-up o una macro. Un close-up è molto probabile perché è molto piccola la spezia. Però potete tranquillamente lavorare anche appunto con il rosmarino, adesso c'è già il rosmarino in fiore, quindi è molto bello da vedere. Io già l'ho fotografato, vi farò magari vedere qualcosa più avanti. O comunque appunto quello che riuscite a trovare nel vostro possibilmente giardino o orto, perché è qualcosa di fresco, quindi appena reciso, appena tagliato, ha questa vivacità anche dei colori e non solo di consistenza. Poi se appunto volete dare freschezza, vi basta dare qualche colpetto di acqua con olio o glicerina e otterrete quelle famose bollicine, comunque goccioline sferiche che tanto piacciono a chi fa macro o chi fa close up. Io invece ho fatto una cosa un po' più particolare, che adesso da qua non vedrete come effetto finale, ma tanto si vedrà alla fine del video, perché ho lavorato con il macro e quindi cosa ho fatto? Ho creato proprio una patchwork, quindi un'elaborazione di foglie che diano una base. Quindi io ho spezzato ogni singola foglia, tenendola molto piatta o più piatta possibile. Poi addirittura sulle foglie più grandi ho utilizzato uno spazzolino morbido, non di quelli spazzolini da denti, ma con le setole molto 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 morbide, per far sì che i peli della salvia vadano a finire tutte nella stessa parte, no? Perché se io le muovo, le foglie, soprattutto sulle foglie grandi, diventano bianche. Se invece io tendo a portarle da una parte sola, le alliscio e faccio sì che il colore diventi più omogeneo. La mia elaborazione è stata abbastanza semplice per quanto riguarda l'elaborazione in sé, nel senso che alla fine sono andato a sovrapporre alcune foglie, tra l'altro un profumo favoloso, quindi è anche bello lavorare con queste cose, no? Perché non solo vi divertite e giocate con la luce, ma andate a ricreare, ma anche riprofumate la stanza, perché la salvia, appunto, anche la salvia fresca, questa qua l'ho recisa 10 minuti fa, appena iniziato a fare il video dal mio orticello, e quindi ha un profumo favoloso ed è veramente fresca. Allora, in questo caso queste sono ancora molto nervose, quindi fanno fatica a restare in piedi. Io consiglio di appunto andare al contrario, vedete, perché sennò il nervo centrale della foglia non le fa stare dritte. Quindi cercate di girarle al contrario, ok, le appoggiate così, però è ancora molto complicata come cosa. Andrebbero arrotolate, poi dipende da foglia a foglia, eh. Io l'ho fatta in maniera più piatta, quindi le mie, nella foto che vedrete alla fine del video, era praticamente piatta, però si può anche lavorare in questo modo. Vedete che poi comunque uno fa di necessità virtù e tira fuori qualcosa di diverso. Perché no? Anche perché poi a noi interessa andare a lavorare sulla forma, sempre sulla tridimensionalità. È importante creare una forma, quindi non è detto che per forza debbano essere piatte, anzi io quella che ho fatto io, ho enfatizzato le ombre tra una foglia e l'altra, ho fatto una macro e quindi ho lavorato tantissimo appunto sulla trama della foglia. In questo caso qua, visto che queste foglie sono molto imbarcate, no? Perché hanno il nervo centrale che è molto imbarcato, allora risolvo in un altro modo. Noi lo stiamo facendo live insieme e basta solo girarlo al contrario per avere magari una lavorazione del genere e andare a creare una forma così. Poi chiaramente immaginatevela ritagliata, quindi da vicino, con magari una disposizione un po' più, ecco, così io sono andato sul circolare, ma si può andare sul verticale se vogliamo mantenere un'immagine verticale, oppure addirittura girandolo dall'altra parte, forse meglio per avere, ah sì, vedete? Vedete che è importante muoversi, non solo muovere la luce, ma quando è possibile muovere anche il soggetto. Perché questo? Perché vi rendete conto che
Quando io l'ho girato da questa parte, la luce arrivando da destra, comunque dalla vostra sinistra, ha illuminato questa parte qua e ha lasciato in ombra tutta quella che è la trama. Provando, quindi muovendo per capire come si comporta la luce, ma anche le ombre, mi sono reso conto, ecco, che in questo modo qua è decisamente meglio perché la luce arrivando da lì illumina tutta la parte della trama e crea queste ombre che non sono altro che la sovrapposizione delle foglie che abbiamo sovrapposto. Quindi noi possiamo tranquillamente lavorare in questo modo o addirittura vedete che bella che è la salvia. La salvia si presta tantissimo per questo tipo di scatti ed è molto bella, per esempio, elaborandola al contrario. Guardate che bella, è stupenda. Questo è un tipo di... Si può addirittura con un po' di pazienza elaborare una serie di foglie, mettere tutte queste foglie qua così. E creare un'immagine tridimensionale al massimo con tutte queste tipologie, magari una foglina più piccola oppure continuando con queste dimensioni qua, perché forse questa dimensione si presta di più per avere una. Poi voi immaginatela da vicino riempendo il fotogramma, è come se aveste veramente una texture completa che sembra enorme, perché è il bello della situazione della tipologia di immagine macro che crea questo tipo di immagine. Anche qua si può lavorare con le goccioline perché possono essere veramente una bella cosa che può richiamare la freschezza dell'immagine, ma enfatizzare ancora di più perché le goccioline fanno da lente e quindi nei punti dove c'è la pallina della goccia, soprattutto se utilizzate la glicerina, forma una distorsione, no? Della texture e la ingrandisce ancora di più, quindi crea delle forme ancora diverse, ancora più diverse, che danno interesse e carattere all'immagine, quello è molto importante, compresa appunto poi l'illuminazione. Voi potete tranquillamente, come dicevo sempre prima, lavorare con anche altre tipologie, se parliamo di rosmarino. Ci sono svariati metodi. È vero che il rosmarino ha l'ago, ma con l'ago si può lavorare magari con un mazzo più grande per avere un'immagine più importante, no? Più piena. Se poi avete i fiori è spettacolare perché i fiori del rosmarino sono favolosi, hanno questo viola, lilla, che va a sfumare, che è particolarissimo. Se avete l'origano, se avete la fortuna di avere l'origano, o perché no, adesso il basilico forse non ancora, però se avete del basilico fresco, magari nel frigo perché gli è stato portato da qualcuno, è utilizzabilissimo, oppure della menta selvatica o della menta fresca, una menta classica. Sono foglie molto belle, l'alloro, il retro dell'alloro è molto particolare. Dipende anche un po' dalla tipologia di cose che avete all'interno del vostro giardino o del vostro orto. Bene, anche per questa nostra pillola, direi che abbiamo concluso. Io aspetto come sempre le vostre richieste, i vostri commenti, vi ringrazio sempre per i vostri feedback e per le immagini che mi mandate e mi chiedete sempre un parere. Per me è un grande piacere. Noi ci vediamo alla prossima pillola. Cibografia.